nella quale preparano lo sviluppo delle vite future. Così l'essere umano prepara il terreno per sviluppare il divenire delle sessie. E, nello stesso tempo, Redarator e Oberator afferrano la sua attenzione, trasformandolo in oggettività del proprio corpo luminoso. Arare significa preparare il terreno per lo sviluppo della nuova esistenza, e Oberator e Redarator trasformano questo fare in un fare assoluto, attraverso il quale manipolare l'attenzione dell'essere umano. L'oggettività, attraverso Redarator e Oberator, si predispone per lo sviluppo della nuova fase di sviluppo della vita. Ci furono dei grandissimi Redarator e Oberator, milioni e milioni di anni fa, quando dal primo brodo primordiale la vita preparò l'oggettività attraverso la quale costruire le condizioni per lo sviluppo dell'essere natura. Quando il brodo primordiale cominciò a trasformare l'essenza, la sostanza e la coscienza di Giove per predisporre allo sviluppo della coscienza di sé, dell'essere natura, Redarator e Oberator, e con quali altri nomi, presero forma, fissando l'attenzione di ogni fare per predisporre l'oggettività nella quale preparare nuovi esseri, predisporre a se stessi per prepararsi ad ulteriori sviluppi. L'attenzione si fissa sulla preparazione dell'oggettività, ma l'oggettività era preparata per un fine ulteriore: innestare le sementi e produrre nuovi frutti, gettare le sementi nell'oggettività affinché queste crescessero, essere attenti nel gettare le sementi perché queste dessero il massimo di se stesse, curare l'oggettività e curare la semina. Così Sera spostava l'attenzione dell'essere umano mettendola a fuoco sul lato della semina. L'essere umano coltiva il proprio essere, ma immetteva in sé gli elementi che nutrivano il suo corpo di energia, consentendogli di crescere. Se la semina era un atto, la cura del corpo luminoso era un insieme di atti attraverso i quali alimentarlo. Così l'essere umano coltivava il pensiero astratto, coltivava le deduzioni, sospendeva il giudizio per consentire al corpo luminoso di attecchire e di crescere. Sera si espandeva nell'attenzione umana, diventandone una guardiana per impedire di dimenticare. Si prepara il terreno per seminare. Si semina dopo aver preparato il terreno. Si coltiva l'essere luminoso dopo aver preparato e disciplinato la ragione dell'essere umano. Per far crescere l'essere luminoso è necessario disciplinare il fare della ragione. Ostilina è il fare dell'essere terra e il suo contributo allo sviluppo di nuovi esseri. Molto bene. Mi fermo un attimo solo, mando un altro po' di musica che ci permette di prendere 2 minuti di pausa. L'amico Dodo mi ha telefonato dicendomi di andare più piano e ha ragione lui in effetti. Ma è un po' complicato oggi mantenere questa trasmissione. Non è tanto per l'emozione e la quantità di cose su cui mi sto concentrando, che me ne fa tendere a buttare fuori tutte il più velocemente possibile. Riprendendo il nostro discorso, si coltiva l'essere luminoso dopo aver preparato e disciplinato la ragione dell'essere umano. Per far crescere l'essere luminoso è necessario disciplinare il fare della ragione. Ostilina è il fare dell'essere terra e il suo contributo allo sviluppo di nuovi esseri. L'essere terra sviluppa la propria attenzione, attraverso la quale favorisce la nascita e lo sviluppo di nuove coscienze di sé. L'essere terra, ricordiamo sempre che è l'essere madre di ogni coscienza della natura, e Giove è il loro padre. Senza il cielo e l'atmosfera non ci sarebbero gli esseri. Ostilina acquista forza attraverso il fare del circostante, atto a favorire lo sviluppo dell'essere luminoso dentro l'essere fisico umano. L'attenzione, una volta che si è preparata l'oggettività nella quale sviluppare il proprio divenire, essere luminoso, e averlo nutrito, si relaziona col circostante e dal circostante riceve il contributo per il proprio sviluppo o le condizioni per la propria distruzione quando incontra spiriti neri e i loro servi. Ostilina provvede affinché il contributo del circostante sia favorevole, perché Ostilina si nutre di questo, cioè si nutre del favorire qualcuno. Cioè, i centri di energia vitale nel paganesimo si nutrono nel favorire o si nutrono nel distruggere, a seconda come li individuiamo.
Lo invita ad intervenire, lo invita a fondersi, lo invita a diventare essere, incitando l'essere a fondersi e a diventare circostante. Ostilina partecipa alla costruzione dell'essere luminoso. L'oggettività diventa essa stessa quell'essere luminoso, in quanto dallo sviluppo e dal divenire di quell'essere luminoso dipende il proprio divenire, il proprio sviluppo, la sequenza dei propri mutamenti. L'attenzione umana passa attraverso le contraddizioni dell'esistenza, trasformandosi, affinandosi e arricchendosi. Imporcitor è una di queste. Imporcitor è quanto sorge dal circostante. Imporcitor è quanto dal circostante si presenta come coscienza di sé davanti all'essere umano. Quanto emerge, in quanto armonico con le predilezioni dell'essere umano, pronto a favorirne lo sviluppo o ad annientare l'essere umano, qualora le sue prerogative siano quelle del potere di avere. Imporcitor è quanto dall'essere umano emerge per relazionarsi col circostante, in quanto coincide con le sue predilezioni e i suoi bisogni. Imporcitor è l'essenza dell'emergere, l'essenza del contatto, essenza della relazione. La relazione permette il divenire come il seme all'interno della terra viene coperto dalla terra porca e contenuto nel suo seno fino alla germogliazione. Attraverso l'azione della terra porca, il seme costruisce tutte quelle condizioni necessarie per il proprio divenire. Così l'essere, attraverso Imporcitor, costruisce quelle relazioni che gli permettono di fondare il proprio divenire. Mentre Imporcitor costruisce le relazioni del divenire, Seiya protegge la semente prima della germinazione. La semente non è protetta, non ha radici e è alla portata di altri esseri, che la possono prendere ed appropriarsene per fondare il loro divenire. Deve essere protetta, esattamente come l'essere umano deve proteggere la propria scintilla divina per consentirne la germinazione, per consentire la germinazione del suo corpo luminoso. La scintilla divina si è costruita e formata mutamento dopo mutamento. Dal brodo primordiale è divenuta mutamento dopo mutamento, fondando una progressione attraverso la quale fondare un proprio divenire. La scintilla divina del singolo essere è venuta formandosi con l'essere stesso, ma soltanto nell'essere umano adulto viene incubata per trasformarsi in essere luminoso. Così, soltanto nel seme la scintilla del divenire è venuta formandosi, pronta per la germinazione di un nuovo essere. Seiya è la potenzialità del in divenire. Seiya è quanto contiene in potenza il divenire, formatosi mutamento dopo mutamento. Seiya è figlia di Conso e dell'essere terra, racchiude in sé il divenire e attraverso l'essere terra è pronta alla germinazione, così come l'essere umano racchiude dentro di sé la scintilla divina, pronta a trasformarsi in essere luminoso attraverso le relazioni col circostante. Seiya deve intervenire per impedire a quanto in potenza di non sprecare la sequenza dei mutamenti che lo ha portato al proprio divenire. Perché sprecare una sequenza? Forse fa parte delle regole, ma fa parte delle regole il tentativo di preservare la sequenza dei mutamenti, troncandola quando non è possibile continuarla il più tardi possibile. Il circostante non può permettere la distruzione di se stesso, non può permettere che il proprio divenire venga distrutto o troppo violentemente menomato. Deve preservare il proprio divenire e lo può fare preservando il divenire di ogni coscienza al suo interno, sacrificando parte per favorire il tutto, e il tutto non sempre è il divenire dell'essere umano. Seiya protegge la scintilla divina e il suo sviluppo. Seiya esisterà eterna
fintanto che i mutamenti saranno in potenza. Seiya sarà una guardiana a protezione del mutamento e del divenire nel circostante. Il corpo luminoso non vive solo di protezione, vive di sviluppo e di relazioni. Ogni relazione trasforma i soggetti della relazione stessa. I soggetti diventano attraverso le relazioni nelle quali riversano se stessi e assorbono qualche cosa dell'oggetto con cui vengono in relazione. Risultato di questo è che non esiste un essere che si sviluppi in sé e per sé, ma esiste un intreccio di relazioni attraverso le quali si fonde il divenire di ogni singola coscienza di sé. Insitor è la relazione all'interno delle contraddizioni. L'attenzione dell'essere umano si innesta in quanto lo circonda, in quanto lo circonda e quanto lo circonda si innesta in lui. Ma non sempre l'essere umano è in grado di distinguere innesto da innesto. Alcune volte c'è innesto inconscio di cose, esseri e coscienze di cui l'essere umano non ha controllo. Non solo in quanto attraverso la ragione non le percepisce o concepisce. Ma perché quelle cose, quegli esseri, quelle coscienze mettono in atto strategie attraverso le quali innestarsi nell'essere umano? Qualche volta il loro innesto è distruttivo, distruggono la struttura energetica dell'essere umano, trasformando la sua energia vitale in energia vitale stagnata, bloccandone il divenire in funzione della soddisfazione dei bisogni di altre coscienze. Così agisce sulle predilezioni della ragione, allontanando quanto non è in sintonia con quelle predilezioni e fornendo al giovane corpo di energia vitale degli scudi attraverso i quali difendersi. Qualche volta questo non è sufficiente, ma Insitor si rafforza e rafforza sistematicamente la sua azione. Mentre Insitor presiede alla relazione dialettica fra gli oggetti, Sarritor e Subricantur provvedono a ripulire l'attenzione finalizzandola alla relazione. Sarritor e Subricantur prendono l'attenzione e la specializzano durante l'attenzione, la ripuliscono dalle incrostazioni, la preparano ad agire per costruire una relazione di reciproco vantaggio. E adesso metto su un altro pochino di musica perché la faccenda diventa sempre più faticosa. Pronto? Sei pronto? Sì, ciao, dimmi. Pronto? 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 Pronto, dimmi. Sono in onda? Sì, sono in onda. Allora, volevo, sul discorso di prima del contadino romano, questo lavoro nei campi, sembra quasi una forma di magia, il lavoro nei campi, una forma di meditazione. Col giorno d'oggi, a parte i pochi contadini che sono rimasti, chi lavora in un ufficio, chi lavora nel negozio, come può applicare nel proprio lavoro questa forma di meditazione, di magia? Mi rispondi Sì, su questa ti questione? rispondo per radio, Ok, bene? Ciao, grazie, ciao, ciao, ciao. ciao, ciao. Rispondiamo a Teresa di Marghera. Sì, in effetti è vero, ma anche ai tempi di Romani non tutti gli agricoltori applicavano attenzione nel loro lavoro. Questo qua fa parte della religione romana. In effetti il lavoro può essere trasformato in una via alchemica. Una via per costruire l'individuo, nel senso che il lavoro può distruggere l'individuo perché lo affatica, lo distrugge fisicamente, ma nello stesso tempo può anche costruire l'individuo. Se io nel mio fare, cioè nel mio lavoro, metto l'attenzione in ogni attimo di quello che faccio, questo mi ritorna indietro. Per esempio, io la mia via alchemica sul lavoro è una via da meccanico. Per me la meccanica è un sistema per costruire la mia attenzione, per limarla, per lisciarla, per metterla. E quando io faccio questo, metto nel lavoro la mia attenzione, il lavoro mi risponde, cioè la materia manipola la mia attenzione e mi rimanda indietro ancora più arricchita. Per cui ogni azione che avviene nella stregoneria e nel paganesimo sono azioni magiche. Riparare una macchina può essere chiudere una vite e basta, fregarsene, oppure può essere un'azione magica nel momento in cui io ci metto la mia attenzione. Nel lavoro dei campi il discorso è un po' più complesso perché intanto era il lavoro principale che facevano gli esseri umani allora.
E poi, non avendo molte cose scritte, non avendo documentazione, non avendo libri, non avendo testi, era necessario mettere la massima attenzione in ogni fase per avere il massimo prodotto nel campo. Cioè, se io non so che mettendo il letame sul campo, il campo mi dà più prodotto, però ho notato che se io zappo bene la pianta, questa cresce meglio, ecco che il mio zappare la pianta implica la mia attenzione per avere una produzione maggiore, per stare meglio. Ma l'attenzione che io metto nel zappare la pianta mi viene manipolata dalla terra, cioè non è una cosa gratis così. La terra me la rimanda indietro manipolata, me la dà lisciata e mi dà l'illuminazione. Accidenti, ho scoperto che zappando la pianta mi viene meglio. E allora costruisco questa relazione emozionale con la pianta e il mio fare, dove il mio fare è magia, cioè il mio zappare è esattamente come usare la bacchetta magica, cioè è trasformazione, ma trasformazione magica dell'esistente. Dopodiché a un certo punto uno cosa succede? Ti piglia l'informazione, ti vende l'informazione e distrugge la magia. L'informazione è un'altra cosa, però la scoperta che faccio io, che nel fare una certa azione in un certo modo ho un risultato, questa è un'operazione di magia, questa è la magia nel senso assoluto. Tutto il resto, il fermativento, abracadabra, sono tutte cazzate. E la magia è proprio la capacità dell'essere umano di convogliare l'attenzione in quello che fa. Ed è vero che in una società industriale che viviamo adesso viene tutto buttato un po' alla carlona, cioè il lavoro oggi come oggi, ma anche 100 anni fa, se è questo, serve per distruggere gli individui. Noi abbiamo delle stragi bellissime di persone, addirittura. Ricordiamo che gli orfanotrofi cristiani vendevano i bambini per le filature, insomma, loro allevavano proprio gli orfanelli proprio, e li vendevano, nel vero senso della parola. Oggi come oggi questo avviene in Pakistan, avviene nei paesi del terzo mondo, cioè distruggere il lavoro come distruzione dell'individuo è una creazione del potere di avere, la distruzione dell'individuo, proprio sciacallaggio dell'individuo, proprio distruggere il futuro. È proprio manipolare l'attenzione, cioè bloccargli la loro attenzione. Questo è importante. È vero che oggi come oggi siamo presi in un circuito di produttività per cui non mettiamo molta attenzione all'attenzione, però io inviterei tutti quanti, quando fanno un'azione, di mettere la loro attenzione. Per esempio, tagliare le verdure per un minestrone, che ho già citato prima, è un'operazione magica. Se noi le verdure le pensiamo come cose è un discorso, se noi le pensiamo come esseri viventi, ci soffermiamo un attimo, mentre le tagliamo, perché questo non significa che non le tagliamo, però pensarle come esseri viventi che stiamo danneggiando significa costruire una relazione magica fra noi e la vita. Cioè, se è vero, io distruggo la verdura, io mi mangio il maiale, io mi mangio il coniglio che ammazzo, qualcun altro ha ammazzato. Però non lo ammazzo per il gusto di ammazzarlo, non lo saccheggio per il gusto di saccheggiarlo, lo faccio perché ho necessità e lo faccio perché ne ho bisogno. Per cui tutta questa forza che io metto, questa attenzione che io metto, mi viene indietro arricchita. Mentre invece se taglio le verdure tanto per tagliare, vabbè, faccio un'operazione meccanica, ma non ottengo niente di magico. Lo stesso vale anche per scopare, per spazzare, per pulire, per fare per guidare l'automobile, per qualsiasi attività umana, noi possiamo usare l'attenzione. È chiaro che è faticoso. Fin da bambini ci hanno sempre detto che usare l'attenzione non serve. Fin da bambini ci hanno detto questo si fa in un certo modo, questo si fa in un altro. Non ci hanno mai educati a usare la nostra attenzione. Ma la nostra attenzione è un potere, è l'unica cosa che ci costruisce. Per cui usarla anche nelle piccole cose significa addestrarla, significa riuscire a svegliare un po' alla volta il corpo luminoso dentro noi stessi. E io parlo della nella regione romana del lavoro dei campi perché quanto c'è, mi è rimasto solo quello, insomma. Devo ricordare che i cristiani mi hanno saccheggiato tutto il sapere, tutta la conoscenza, tutti i riti, li hanno distrutti. Addirittura l'altro giorno stavo guardando una trasmissione televisiva della Basilica Romana di Santa Maria Maggiore, che era una delle più antiche, e nei sotterranei c'era un antico calendario dove si è scoperta che il 13 dicembre, adesso bisogna vedere dopo col calendario gregoriano dove era piazzata questa festa, c'era una festa che facevano le vestali a Roma, che era una festa della rifondazione di Roma. Non si è mai saputo niente di questo tipo di festa o questo tipo di cerimonia. Per cui il
i cristiani hanno effettivamente saccheggiato e distrutto la conoscenza degli esseri umani. Per cui quello che ci è rimasto a noi è poco. Però l'importante è cogliere il messaggio antico, non è riprodurre l'antico. Noi cogliamo i messaggi antichi e i messaggi antichi li manipoliamo come è oggi e vediamo dove si può proiettarli nel futuro. Questo ci fa diventare Giano in questo. Metto ancora qualche altro minuto di musica e poi vado avanti nella mia lettura del paganesimo romano. Riprendiamo un attimo la nostra lettura, allora. Mentre Insitor presiede la relazione dialettica fra gli oggetti, Sarditor e Subricantur provvedono a ripulire l'attenzione finalizzandola alla relazione. Sarditor e Subricantur prende l'attenzione e la specializza durante l'attenzione, la ripulisce dalle incrostazioni, la prepara ad agire per costruire una relazione di reciproco vantaggio. Così la relazione dialettica, stimolata da Insitor, trova l'attenzione del soggetto pronta ad afferrare e a fagocitare quanto dalla relazione riceve arricchendosi. L'attenzione di Sarditor e Subricantur è un'azione economica nei confronti dell'attenzione del soggetto. Acuire l'attenzione nella relazione permette al soggetto di acquisire il massimo possibile dalla relazione, sicché non è importante la quantità delle relazioni che incontra, data la qualità delle relazioni che riesce a sviluppare. Un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Buongiorno. Sì? Sì? Dimmi. Però sto un po' fischiando oggi. Vai pure. Pronto? Sì, dimmi. Pronto? Senti? Mi senti? Mi senti? Sì, ti sento bene. Sì? Scusa che sento malissimo. Aspetta. Pronto? Sei pronto? Va benissimo. Ecco, senti una cosa. Madonna. Non riesco neanche io a metterti in lire. Prova adesso, dai. Mi senti adesso? Sì, adesso ti sento. Ecco, allora spengo la radio. Va bene. Senti, tu prima parlavi di una divinità che protegge l'attenzione del fare da demoni o spiriti negativi. Sì. Dunque, io volevo sapere da te cosa si intende un po' più sul specifico per questi, spiriti neri o... Sì, ho capito. Ti ringrazio, ascolto la radio. Sì, d'accordo. Ciao. Grazie, ciao. Bene, per questa radioascoltatrice spieghiamo che cosa significa per spiriti neri. Noi il concetto l'abbiamo già sviluppato nelle altre trasmissioni, però è un concetto che va sempre ribadito. Per noi è importante ribadire questo concetto, perché ogni via alla conoscenza, ogni cammino parte sempre dall'individuazione di che cos'è il male. Gli spiriti neri praticamente altro non sono che delle concentrazioni di energia vitale, cioè degli esseri nati di energia e che hanno un loro cammino in divenire, che a un certo momento della loro evoluzione, a un certo punto del loro divenire, si sono compiaciuti, gli è piaciuta l'energia vitale stagnata. Che cos'è l'energia vitale stagnata? Ogni essere è composto di energia e questa energia scorre ha una propria velocità, un proprio sviluppo e costruisce la sua coscienza. Quando questi percorsi vengono rallentati, l'energia tende a fermarsi e tende a stagnare e cambia, fra virgolette, l'unico vocabolo che ho per definirla è cambia sapore. Bene, alcuni di questi esseri di energia hanno assaggiato l'energia vitale stagnata e gli è piaciuta.
Allora, hanno pensato bene di riprodursene, di averne tanta. E l'unico modo per avere tanta energia vitale stagnata è quello di mettere in ginocchio gli esseri umani, cioè costringere gli esseri umani a fermare i propri flussi di energia vitale. Hanno imparato degli esseri umani a mettere in ginocchio gli esseri umani veramente, cioè li abbiamo insegnato noi. E niente, loro agiscono nella percezione, agiscono facendosi passare per Dio creatore, costringono gli esseri umani a supplicarli, a non prendere nelle proprie mani il loro divenire, e facendo questo gli esseri umani bloccano i loro flussi di energia vitale e riproducono nei propri figli, i propri figli insegnano a bloccare l'energia vitale, cioè li battezzano, li mettono in ginocchio davanti a Dio, li costringono a sperare nella provvidenza, a sperare in qualcun altro, anziché insegnarli a prendere nelle proprie mani il loro divenire. Ecco, questi sono esseri di energia che possono essere presi a calci, cioè possono essere allontanati tranquillamente, non sono potenti, paurosi, o basta prendere nelle proprie mani il proprio divenire. E questi esseri hanno trovato dei validissimi alleati fra gli esseri umani che vivono mettendo in ginocchio, sottomettendo altri esseri, togliendogli la loro capacità di affrontare il futuro. Ecco, questi esseri di energia si cibano di energia vitale stagnata. E l'unico modo per sconfiggerli è quello di far circolare velocemente la propria energia dentro di sé, quello di prendere nelle proprie mani il proprio divenire, sperare in se stessi, svilupparsi, relazionarsi col mondo, soddisfare i propri bisogni, i propri desideri, non costruire fobie. Questo è l'unico modo per velocizzare la propria energia vitale e fare in modo che questi non ci mettino in ginocchio. Naturalmente il gioco è pesante, cioè è più pesante di quanto io abbia descritto, in quanto la mia via, per esempio, di apprendista stregone è partita proprio da questo. Cioè, nel senso che io, prima di concepire il circostante come tante coscienze, ho percepito il circostante come un'unica coscienza, e quell'unica coscienza era quella che metteva in piedi gli esseri umani, cioè praticamente era l'anticristo. L'anticristo che cos'è? È il circostante cosciente di sé. E il circostante significa il sole, la terra, significa la natura, che hanno bisogno, che hanno necessità che l'essere umano continui a sviluppare se stesso, perché per affamare questi esseri di energia vitale stagnata, cioè per affamare questi spiriti neri, in modo da poterli, dunque la definizione è fargli fare un salto nel loro sviluppo, cioè praticamente morire e rinascere, sembra che non possano morire, cioè in modo di impedire loro di continuare a coltivare l'energia vitale stagnata, perché l'energia vitale stagnata a lungo andare porta a saccheggiare sia la terra, sia il pianeta, sia la natura, porta a distruggere qualunque cosa. Per cui è un pericolo micidiale per l'intero sistema solare, perché l'essere umano ha le mani, non dimentichiamocelo, l'essere umano può trasformare il circostante anche in maniera irreversibile, che poi alla fine, più che la terra e la natura, ci rimetta solo l'essere umano, questo è un altro discorso, però l'essere umano con la sua velocità di trasformazione può distruggere tutto, e l'energia vitale stagnata lo porta a distruggere tutto, lo porta a dire muoia Sansone con tutti i filistei. E allora è successo che il Sole e la Terra hanno costituito questa microentità, questa microcoscienza che è l'anticristo, che ci circonda e ci avvolge, che il suo ruolo, la sua funzione è quella di sviluppare la libertà all'interno degli esseri umani, portarli a prendere nelle proprie mani il loro divenire, perché è l'unico modo per affamare questi esseri, per ridurli alla fame, indebolirli al punto tale da costringerli a saltare di fase. Questo praticamente fa parte della mia via personale alla stregoneria, questo, cioè il riconoscimento dell'anticristo in quello che ci circonda. Naturalmente dopo, andando avanti con l'attenzione, andando avanti con la percezione del mondo circostante, ho affinato tutto questo e mi ha permesso di individuare le singole coscienze, cioè di separare le singole coscienze nel circostante e di individuare diversi cammini, per cui da un guardiano dell'anticristo, diciamo così, sono diventato pagano, però le cose non sono in contraddizione, sono in divenire, sono in lineare, è uno sviluppo lineare della percezione. D'altronde un apprendista stregone conosce sì le cose che sa o le cose che concepisce, ma sa benissimo di avere un mare di conoscenza davanti cui deve accedere. Vediamo un'altra telefonata.
È caduta la linea, è andata giù la telefonata. Comunque, per cui l'importante è sapere quante cose ci sono che noi non sappiamo. E bisogna sforzarsi per arrivare a queste cose, bisogna arrivare il più avanti possibile. Poi i percorsi, naturalmente, per arrivarci sono diversi, cambiano da persona a persona, però diciamo che questi sono gli elementi. Comunque gli spiriti neri, cioè gli esseri di energia, che nella religione romana vengono identificati dai lemuri, li troviamo in qualsiasi cultura pagana. Cioè gli spiriti li troviamo, solo che c'è sempre, quasi spesso c'è stata la tensione di riconoscerli come se stessi. Cioè erano talmente vicini a noi, al nostro fare, alla nostra quotidianità, che venivano identificati come i morti che ci stanno attorno, i nostri antenati che ci stiano vicino. C'è sempre stata questa tensione, un po' di egocentrismo dovuto alla natura umana, per cui bisogna sempre stare molto, molto attenti. I morti sono morti, i morti non ritornano. Un essere di energia vitale che supera la morte riesce a mantenere compatto il proprio corpo luminoso, non è che dopo ci resta attorno, lui continua le sue trasformazioni, spesso diventa assolutamente indifferente alle vicende umane, è un suo percorso lineare, diciamo. Mentre invece gli esseri di energia hanno bisogno di conoscenza, bisogno di sapere, poi si cibano anche di quello che noi buttiamo via, cioè quando noi facciamo delle azioni gettiamo via dell'energia vitale che è specializzata, no? Per esempio, quando noi facciamo l'amore, buttiamo via un certo tipo di energia vitale, che è dovuto all'energia vitale col partner, ai vari mescolamenti che ci sono stati, e ci sono alcuni esseri di energia che se la prendono. Quello che buttiamo via, chiunque se lo può prendere, ha il diritto di prendersi. Bene, mettiamo su un altro pochino di musica, perché man mano che passa il tempo il sottoscritto fa sempre più fatica ad andare avanti, d'altronde l'argomento è pesantino. Mi prendo 2 minuti di pausa e poi riprendo la lettura se non ci sono telefonate. Grazie. Sì, dimmi. Voglio dire che il valore dell'uomo, del ragazzo, che del maschio che disperde nel deserto, non è possibile che sia recuperabile da qualcuno che ne possa vantare diritto, perché è cosa che si può prendere, perché c'è la debolezza. Scusa, puoi parlare un po' più forte, per piacere? La piccolezza della vecchiaia, ma quello che sta sulla mente del figlio, della figlia, dei bambini, perché noi spero che lo sappiamo questo, loro lo fanno non nascostamente di fronte a un credo, una religione, ma lo fanno nella competizione, chiamiamola competizione o desiderio o speranza di essere presenti loro stessi, di non essere stati un inganno di fronte alla natura di Dio. La risposta è già intensa. Grazie, buongiorno. Bene, abbiamo sentito questo radioascoltatore che non sono riuscito bene ad afferrare il suo concetto fondamentale. Sembra che i telefoni oggi non mi assistino molto. Bene, c'è un'altra telefonata in linea che è caduta, comunque aspettiamo sempre le telefonate. Ed ecco Sator. Ogni azione messa in atto da un essere della natura sprigiona energia. Ogni atto è tale da produrre in potenza un centro di energia vitale. Ogni atto è potenzialmente un atto di creazione divina, in quanto fonte di divenire di concentrazione di energia vitale, che attraverso il suo potenziamento e una sequenza di mutamenti, vediamo un'altra telefonata. Pronto? 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 Mi pare il telefono, non ti sento. Sì, d'accordo. Pronto? Pronto? Oh, adesso ti sento. Perfetto. Ciao, buongiorno, ciao Giovanna. Ciao Giovanna, avanti. Senti un po', io lo sai che sono sempre quella che attacca. Siccome tu vuoi essere attaccato, io ti esaudisco, ti attacco. Allora tu vieni qui e violenti alcune mentalità dicendo il pazzo di Nazareth, dicendo alcune cose, dicendo, va bene. È una violenza che tu lo
lo sappia. Tu hai in mano microfoni, in questo momento stai usando violenza contro qualcuno, no? Contro di me. Esistono 50.000 microfoni, esistono 50.000 microfoni in mano ad altre persone. Esatto, vabbè, tu usi il tuo come vuoi e naturalmente chi ti ascolta ha almeno il diritto di risponderti. Tu in questo momento stai facendo una piccola violenza a determinate persone, non a me, perché io sono al di fuori e al di sopra di queste persone, non proprio assolutamente no, però ti sto ascoltando e sento quello che dici. Allora io voglio dirti una cosa, io sento che tu sei molto attratto dal mondo romano praticamente, dal mondo... Sì, ma non delle scimmie del Madagascar comunque. Guarda che quello tu dovevi andare a vedere cosa sono proscimmie, non so... È caduta la linea di Giovanna. Bene, andiamo avanti con la nostra lettura. È il seminare della semente. Allora, parlavamo, ecco Sator. Ogni azione messa in atto da un essere della natura sprigiona energia. Vediamo un'altra telefonata. Pronto? Sì? Parli dell'era dell'acquario o parli di... No, non parlo né dell'era dell'acquario e neanche di Nietzsche. Di cosa parli? Io parlo della trasformazione che l'individuo ha dentro. Ma e come quella dove porta quella trasformazione a me non interessa. Guarda che non ti capisco niente di quello, guarda che stai parlando, non ti capisco niente di quello che... Non stai parlando col telefono. Sì, ti sto parlando col telefono. Ma non ti sento mica... Come non mi senti? Adesso ti sento. Adesso mi senti? Sì, va sì. Bene, dai. No, perché il discorso è questo, no? Che alle volte uno, per esprimere dei concetti, minimo deve farsi capire. Perché se io non riesco a capire quello che dici, o perché sei ansimante, perché non so, ti sono successe delle cose, sei un po' emozionato, oppure non sei emozionato, oppure ci sono altre storie ancora, non so. Però... che già ci sia il telefono che non funziona bene, che già ci sia, non so, la radio che non va bene, è più, cioè, è minimo perché io possa dire, aspetta, chiudo la radio, oppure ascolto Claudio, è che tu ti faccia capire, no? Minimo, pensi che sia giusto o no? Fino a qua ci siamo? Sai, uno può anche fare degli sforzi, magari gli sforzi non gli vengono fatti. Ma io guarda che sto facendo, è mezz'ora no, che faccio, ti ho anche telefonato. No, non sto dicendo di te. Guarda che io non sono stupido. Io faccio delle... Guarda che io non mi reputo affatto stupido. Ma no, ma sto dicendo... Allora, scusa, io sto dicendo che minimo perché la gente... perché prima ti ho voluto parlare in privato, adesso te lo dico in pubblico. Il minimo per una persona, perché... l'accettano o non l'accettano è farsi capire, no? Giusto sì o no? Fino a qua ci siamo? Ci sei o no? Va bene. Ma farti capire proprio a livello di udito, non parlo che uno capisca i concetti, ma il minimo che ti capisca come udito, che senta quello che dici, quello sì o no? Giusto? Ci siamo? Va bene. Ok. Perché se no è inutile che tu stia lì a parlare, metti su musica e fai qualcos'altro, perché è inutile che tu stia a parlare se non ti capisco a livello di udito, parlo semplicemente che ti capiscono quello che dici. Dopo devono fare un altro sforzo per capire i concetti, perché non sono tanto facili i tuoi concetti. Cioè, uno deve avere un minimo di conoscenza delle cose per capirti. È già fatica, siamo a livello di udito, ti puoi immaginare per le altre cose, no? Siccome io amo questa radio qua, è 20 anni che ci sono dentro, in un modo o nell'altro, e ho piacere che se uno va in questa radio qua si faccia almeno capire quello che dice. Non dico per altre cose, dopo ognuno deve scegliere se rigettarti, se chiudere la radio, se passare in altre radio o no. Ma è il minimo di capire sì, capito? Dopo i concetti, se uno ti capisce, le valuta, li ascolta, se li recepisce o no, ma deve sentirti prima, è il minimo. Va bene. E allora, ascoltami, e dopo tu devi accettare il confronto con le altre persone, perché sennò vuol dire che non sei all'altezza di fare una cosa del genere. Ciao, ti saluto. Ciao, saluto. Pronto? 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 È caduta anche la linea.
Allora, sì, è vero, nel senso che, dice Dodo, devi accettare il confronto, però esiste un momento in cui il confronto non è accettabile, nel senso che esiste una deformazione di quello che si dice e ognuno vuole intendere ciò che vuole intendere, dove piuttosto che arrivare a litigare, piuttosto che arrivare a delle cose che non hanno senso fare per radio, non vale neanche la pena. Cioè, esiste anche un essere civili, fra virgolette, che consiste almeno nel riferire ciò che una persona dice e non ciò che una persona si pensa che voglia dire. Bene, ed eccoci qui allora, grazie per i suggerimenti che i radioascoltatori ci hanno mandato. Intanto ci sono delle scariche in linea abbastanza forti, che non ci permettono di trasmettere come vorremmo. Vediamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Sì? Ciao, chi sei? Luigi di Monselice. Dimmi, Luigi. Dunque, io ritengo che la tua trasmissione sia una delle migliori. Ritengo che tu sia molto chiaro, esplicito, soltanto che certe persone non meritano la tua trasmissione, capito il No, discorso? le persone meritano sempre tutto, solo che purtroppo non No, ma sempre si è chiari a sufficienza. no, tu sei molto chiaro, no? Basta soltanto seguirti un po'. Cioè, il discorso è che siamo impastati di una certa religione cattolica, hai capito? Vai pure, intanto ti ringrazio perché questo mi tira un po' No, sul cuore oggi, effettivamente. no, tu sei molto chiaro. Cioè, i tuoi discorsi sono naturali, seguono un certo esempio di libertà, diciamo, dell'uomo, no? Grazie. Mentre noi viviamo in una schiavitù, hai capito? Cioè, dove l'essere è schiavo di una religione, di un concetto, passato per universale quando è relativo, hai capito? Questo siamo d'accordo. Quindi il tuo discorso è libertario, è una prospettiva di divenire dell'uomo, mentre tutte le religioni sono ossessive. E plasmano, diciamo, l'uomo in base alla loro potenza economica e politica, perché la religione è politica, no? Certo. Mentre il tuo discorso è un discorso naturale di come dovrebbe vivere una persona umana, hai capito? Con la sua libertà del credo, hai capito? Ma sai, quando tenti di rompere delle catene, esistono Sì, sempre delle no, ma reazioni. guarda, il tuo discorso è molto avanzato. Io è da un'ora e mezza che ti ascolto, Sì. no? Trovo veramente perfetto, insomma. Soltanto che è troppo avanzato per determinate persone, a mio avviso. Cioè, Cioè, io non mi potrei mai permettere di sottovalutare le persone. no, 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 non è una questione, no, tu sei troppo avanti rispetto a un determinato, non è colpa di queste persone, ma dell'educazione che hanno ricevuto, hai capito, del modo con cui portano avanti il loro credo, il loro modo di vivere, hai capito? Ho capito. Tanto ti ringrazio perché mi tira sul cuore. Ecco, volevo sapere quando è che trasmetti? Io trasmetto tutti i giovedì, dalle 3 e 3 e un quarto circa fino alle ore 16:30, grosso Ecco, modo. il problema è che io non posso sentirti a parte oggi. Ho capito. E in effetti è una. Comunque, in ogni caso, Sì. Ah, io posso o fornire anche registrazioni delle trasmissioni, ecco, sì. oppure se ti interessa il discorso, puoi anche metterti in contatto. Ma mi interessa sì perché è un discorso serio il tuo, Allora, chiaro, no? se ti vuoi mettere in contatto con me, di solito tengo corrispondenza più che altro. Sì. Io sono Claudio Simeoni. Allora un attimo. Sì. Simeoni, vero? Sì. Sì? Sì, dimmi. Via delle Vignole 4. Vignole Sì. 4, sì. Marghera. Marghera. Il telefono è 93 93, 31 sì. 85. 85, Oppure puoi scrivere sì. al gruppo nostro, diciamo così, che è l'Istituto Sì. Mediterraneo Mediterraneo, sì, di Studi Politeisti, politeisti, sì.
Casella postale, sì. 53. 53, eh? Sì, Marostica. Ok. D'accordo, ti va ringrazio. Bene. Continua così che vai benissimo. Grazie, no? Infinite. Ciao. Ciao, arrivederci. Pronto? 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 Ciao. Buongiorno. Buongiorno. Posso venire adesso in diretta? Certo, sei in diretta. Pronto? Posso essere in diretta, buongiorno. Sì, sei in diretta. Grazie. Volevo dire, il timore del discorso che tanto si infrange tutto addosso, pare che sia nel deserto. Ma il deserto è bullo e non c'è niente al deserto. L'importante è che non si corra del solito pericolo, che ci sia l'interesse come parte dominante, perché il deserto si produce in qualsiasi situazione umana, non solo dal sole e dall'acqua. Dunque non so se si possa vantare che ci sia dei popoli che si avvantaggiano di questo deserto, perché l'hanno scritto sulle loro scritture, non c'entra affatto la religione con l'interesse, perché se l'interesse appartiene a qualcun altro che noi non conosciamo e che è nel deserto, capito il discorso? Cioè la paura mia è quella che sottostare all'uno o all'altro, che è? Allora, scusa, è caduta la linea, ma è caduta davvero la linea sto giro. Chiedo scusa a questo radioascoltatore che sta facendo un discorso interessante sul deserto, che è uno degli elementi in cui l'attuale filosofia sta cercando di trovare le differenziazioni fra cristianesimo e paganesimo, come se fosse un attimo un'altra telefonata o speriamo lo stesso radioascoltatore. Pronto? Pronto? Claudio, sono Dodo. Sì? Mi è caduta prima la linea. Sei in linea, Dodo, vai. Sì, ho avuto in contatto. Volevo dire questo a Luigi. Guarda che io non è che non volevo capirti, volevo capirti, ma non riuscivo proprio perché non era chiara la trasmissione radio. Tanto che io pensavo che tu stessi male. Guarda, sembra che ci sia un segnale. Male come un drago, capito? Comunque sembra che ci sia un segnale che sfalsi sulla linea. Sembrerebbe. Adesso vediamo un attimo, chiamiamo i nostri tecnici. Ascoltami, io sono proprio il confine nel Brenta tra Bassano e Nove, no? Sì. E non riesco a capire, ma non è che non ti capisca di come parli. Proprio prendo male la radio. Prendi male la radio. Ecco. Per questo che ti dicevo, il minimo, cioè già tu parlavi troppo in fretta, no? Sì. E in più facevo fatica a capire la radio proprio, perché uno, il minimo per capire un concetto, deve capire quello che dici, sì, no? Sì, ma penso che Luigi non si riferisse tanto alla tua telefonata, sai? No, no, ho capito, però anche Luigi, sì? Guarda, io non sono neanche cattolico, tra l'altro, sono esseno, vabbè, io so che Gesù ha studiato dagli esseni e ho studiato i riti dell'acqua, ho studiato un sacco di storie, e poi ho studiato anche Nietzsche e Eraclito, quindi e in più conosco l'era dell'acquario, conosco i Vangeli acquariani, va bene, della nuova era, sono quelli che vengono da spazio-tempo, quindi non creda che Luigi, cioè Luigi, quel poco che ho capito, non so se è perché non ho capito bene il concetto, perché la radio non va bene o perché lui non va bene, non si può mettersi al di sopra nell'altra vita per vedere all'est, ovest, sud e nord, capito? Perché non è abbastanza lui. E la superbia umana mi scoccia tanto le scatole. Ma non cercare di essere umili. No, nessuno alla ricerca come lui, nessuno. Dodo, senti, nessuno. Luigi ha rotto le scatole. Ma guarda che anche tu sei in linea, sai. Dodo, guarda che tu sei. Per lui. Dodo, senti, per favore. La radio qua non può venire fuori con queste stronzate. Per favore, Dodo, per favore. Dodo, per piacere. Ho aspettato tutti. E lui non è il padre. Dodo, per piacere. Perché sennò è di merda. Per piacere, non mi piace queste cose, no. Dopo dici che cade la linea e poi ti arrabbi. Mi dispiace, non ti sento più, non sento più quello che dici. Dodo, adesso ti sento. Qui sta per cadere la linea. A me non mi piacciono queste cose qua sentite in radio. Cosa? Cioè, se tu assumi questo tono in radio, è chiaro che cadrà la linea.
No, hai capito. Posso accettare questo tipo ma di non discussione. Ti sentivo più. No, ma scusami, no, io parlavo forte perché non ti sentivo più te, non sentivo più quello che dicevi. Hai capito dunque, adesso? Io non gradisco questo tipo di affermazione. Ma tu hai gradito Luigi, capito? Dobbiamo, guarda che te ti guarda che io non ho parlato di te, io ho detto che non mi piace che Luigi si metta al di sopra delle cose come che fosse un padre guarda eterno. Ma lo stai facendo anche tu in questo momento. No, io sto difendendo. Tu stai comportando esattamente come. No, cioè, io chiedo. No. Se ti do questa impressione, io ti chiedo umilmente perdono. No, ma non chiedo umilmente. Ma scusami, guarda che lui ha detto delle cose che fa rompere le scatole alla gente. Non è la verità, tu non sei la verità, nemmeno io sono la verità. Siamo tutti alla ricerca della verità. Stiamo tentando di costruire. Io non voglio demolire niente, però io ti dico una cosa, che siamo tutti alla ricerca in questa terra della verità, perché nessuno lo possiede. Questo tipo di discussioni io non lo posso tollerare più di tanto, posso tollerare una volta, due volte, ma non posso andare avanti con Ma tu sei convinto di essere la verità? Ma io sono qui e sto esponendo il mio in questo momento. Ti ho detto, scusami, ma non ti sentivo proprio per la radio, facevo fatica a sentire anche Luigi. Allora, se io ho capito male, ti chiedo scusa, guarda, ma... Continuiamo nel discorso, nella discussione. Sì, ma allora lasciami almeno... Se tu metti e sbagli il tasto, non ti sento più, capito? Va bene, ma scusa, la mia incapacità, se vuoi dirmi che sono incapace, dammi dell'incapace, ma... Ma no, ma non è un questione di incapacità tua, è perché non sei mai in grado di toccare il tasto giusto lì nella nostra radio, è questo che volevo dirti. Non ti sento, no, perché sei incapace nell'esporre le tue idee. Non sento proprio la radio bene. Comunque, d'accordo. Hai capito? Mettiamo giù, adesso se no... No, è solo per dirti, forse è perché non c'è qualcosa che non funziona. Può darsi che sia per questo, comunque, dai, guarda che io non voglio mica offendere nessuno. Vabbè, ciao. Mi dispiace, ma questo tipo di discussioni a me non piacciono assolutamente. Come non mi piace l'amica Giovanna quando fa quelle affermazioni, non mi piace neanche il Dodo quando fa queste affermazioni. Purtroppo accetto tutti e metto in linea quanto è possibile. Pronto? Pronto? Ed è caduta la linea. Adesso è arrivato Alvise che vuole cacciarmi via, è un po'. No, dice di no, dice di no. Allora, io ho parlato un po' del mondo circostante, come lo concepiscono i pagani e gli stregoni, al di là di qualcuno che mi ha capito o che non mi ha capito. Vediamo un'altra telefonata e poi chiudiamo la trasmissione. Pronto? Pronto? Sì, pronto? Beh, io penso che non si possa monopolizzare una trasmissione così interessante con discussioni, baruffe e robe di questo tipo. Insomma, a me sembra dagli interventi di tutte le trasmissioni che hai fatto in generale finora che il programma è recepito e seguito. Sì, sì, ma lo so che... Parlo a nome di tutte queste persone che hanno il diritto di ascoltare. Quello che ad altri, che probabilmente non ti interessa, possono sintonizzarsi da un'altra parte, ma che per cortesia lasciano ascoltare chi vuole ascoltare. Grazie. Ti ringrazio. Grazie comunque e ancora complimenti per la trasmissione. Grazie. Sei chiaro e insomma. Grazie. Ciao. No, adesso blochiamo le telefonate. No, qualche telefonata tira sul cuore. In realtà la trasmissione è seguitissima e alcune persone, o perché mi sentono male, come dice Dodo, io non riesco a capirti perché o sei disturbato o parli molto velocemente. In effetti ha ragione, nel senso che spesso parlo velocemente, spesso mi mangio le parole. E spesso sono confuso anche perché le cose che sto dicendo sono articolate in maniera tale che non sempre sono in grado di essere assolutamente chiaro e di questo me ne scuso. Un altro handicap è l'uso della strumentazione. Io faccio del mio meglio per usarla al meglio, però siccome io non mi ritengo Dio o capacissimo, faccio tanti errori e ne farò sempre errori. Di questi errori chiedo scusa ai radioascoltatori che magari sono più interessati a quello che dico che non ai pasticci che faccio. Però di pasticci ne avverranno sempre. Io continuerò a mangiarmi le parole
cercherò di essere il più chiaro possibile, cercherò di migliorarmi, però queste cose ci saranno. Per quanto riguarda le baruffe e le cose che vengono, io lo so che a Giovanna la mia trasmissione non gli piace assolutamente e mi detesta un po' per quello che dico. So benissimo che altre persone mi detestano, però io parlo per quelle persone che vogliono ascoltarmi. Cioè, se poi la Giovanna mi telefona dicendo a me questa cosa non piace per questo e questo motivo, a me mi sta benissimo mettere in linea, ma non voglio arrabbiarmi con la Giovanna o arrabbiarmi con Tizio Caio. Chiaro che in quel momento cadrà la telefonata, non è perché io non voglio fargli parlare, è perché non posso trasformare una trasmissione in una baruffa per telefono, questo è inconcepibile e io non lo posso permettere. Bene, chiudiamo qui la trasmissione. Ricordo che la prossima volta andrò ancora avanti col paganesimo romano, parlerò ancora del lavoro dell'agricoltura e come si manipola l'attenzione. Parlerò, accennerò anche alla stregoneria e nella prossima trasmissione ancora parlerò di stregoneria e dei riti in stregoneria. Naturalmente, se volete ascoltarmi, bene, io spero che siate in tanti ad ascoltarmi e se volete attaccarmi, se volete contestare quello che io non dico che la mia è la verità assoluta, sono le mie cose che vi dico, almeno attaccatemi su quello che vi dico, non su cose che pensate che avrei potuto dire. Questo ve lo chiedo per favore, perché altrimenti la trasmissione diventa un litigio e questo non è possibile. Allora, a questo punto io vi ringrazio di avermi ascoltato, vi ringrazio della vostra attenzione, vi ringrazio di quello che mi avete detto e spero di migliorare ancora, spero di essere più chiaro la prossima volta. Arrivederci e buone feste a tutti.